Finalmente sono riuscito a montare l'autoradio Android a Toto A6. Sulla mia Giulietta ho dovuto fare alcune modifiche perché ho dovuto acquistare la mascherina 2D in per montare l'autoradio e poi ho dovuto leggermente allargare quello che è lo spazio per far entrare la Toto. Ancora non l'ho sistemato al meglio, però ci sto lavorando inoltre un'altra cosa che mi manca è che devo installare i comandi al volante tramite l'interfaccia cambus perché perché questo autoradio supporta anche i comandi al volante di tipo analogico o di tipo cambus andiamo a vedere quindi l'autoradio vi ricordo che nella descrizione vi lascio ovviamente tutti i link e le caratteristiche tecniche perché non mi soffermerò più di tanto sulle caratteristiche tecniche ho oh, dopo l'installazione utilizzato questo launcher per auto, poi se vi piace questo launcher e volete un video in merito sulla personalizzazione, l'installazione e che applicazione è lasciate un like ora in questo modo mi fate capire che siete interessati. A parte l'interfaccia che è davvero pratica perché praticamente legge continuamente la velocità in tempo reale visto che ho il GPS attivo, questo autoradio ha il GPS fisso. Ho eh, preferito questo tipo di interfaccia per renderla il più possibile come una dashboard per auto. Allora, partiamo dal presupposto che questa AutoRadio 2D In Android è compatibile con qualsiasi auto voi vogliate, dovete trovare soltanto la mascherina. È un prodotto che è Android, quindi possiamo sbizzarrirci veramente e installare qualsiasi app noi vogliamo. E inoltre, abbiamo qualsiasi tipo di connettività. Prima di tutto andiamo a vedere sulla parte anteriore. Abbiamo i tasti a sfioramento, di cui è, per, è possibile personalizzare il colore dalle impostazioni. Inoltre, i tasti a sfioramento ci permettono anche di gestire quello che è il volume e di tornare indietro, ma abbiamo comunque i tasti virtuali che ci permettono di passare da un'applicazione all'altra, come vedete è davvero fluidissima questa Atoto A6 visto che comunque abbiamo un quad core 1.5 GHz, una risoluzione 1024x600 e 2 GB di RAM e quindi gira davvero ottimamente, si riesce addirittura a far girare giochi come GTA Sant'Andreas poi vi farò anche lì un video con la configurazione del controller qui ho impostato quelle che sono le applicazioni più utilizzate, la parte audio Abbiamo un sistema preamplificato 4x45 watt che ci permette anche di installare un subwoofer. Da audio possiamo andare a impostare non solo eh, i bassi o i mega bassi, ma possiamo, possiamo gestire che sono, quella che è l'equalizzazione oppure di utilizzare quando stiamo ascoltando musica queste qui preimpostate. Voglio un attimo accedere alla micro SD perché vi ricordo che. Abbiamo 32 giga eh, interni di memoria su quest'autoradio, ma possiamo utilizzare USB che vanno attaccate dietro e poi vanno messe, ad esempio, come ho fatto io nel, nel, nel portellone. Poi devo fissarla. Abbiamo quindi la possibilità di collegare qualsiasi flash drive, abbiamo la possibilità di installare una micro SD con video, filmati, audio, musica, tutto quello che volete. Abbiamo la possibilità di sfruttare il dual Bluetooth che ci permette di utilizzare il telefono per la parte telefonica e il telefono è, uh, per la parte audio, quindi per lo streaming audio. Allora, vi mostro con un audio la qualità prima di tutto devo dirvi che mh, la qualità audio è migliorata nonostante abbia le casse originali e l'autoradio originale faceva veramente pietà vi mostro che andando nella parte audio possiamo andare a gestire l'equalizzazione inoltre abbiamo la possibilità di impostare delle posizioni d'ascolto quindi se siamo in auto e qualcuno dà fastidio alla musica possiamo proiettarla sulla, sulla parte anteriore davvero spettacolare questa cosa come vedete dal file manager stavo utilizzando anche applicazioni come autovelox e google maps google maps è davvero ottimo da utilizzare sull'autoradio è possibile scaricare le mappe offline o possibile utilizzare il vostro telefono come tethering e vi collegate al wifi in questo in questo momento sono collegato al wifi del mio telefono e come vedete è davvero molto pratico perché noi possiamo utilizzare anche la funzione vocale perché abbiamo un microfono interno sulla parte anteriore dove possiamo parlare anche a telefono ma possiamo installare anche un microfono migliore esterno sulla parte del retro perché all'interno della confezione e lo troviamo napoli centro questa cosa è davvero molto pratica perché con google now potete praticamente andare a um, utilizzarlo senza i comandi al volante né i comandi a sfioramento. È davvero molto pratico perché comunque Maps ci dà anche delle informazioni sul traffico. Inoltre sto utilizzando sempre l'applicazione Tonton Velox che mi segnala autovelox mobili e fissi e la trovo davvero una manna dal cielo. All'interno della confezione esce il modulo GPS e vi consiglio di installarlo dietro la plancia. Io l'ho messo proprio qua dietro per fare in modo che agganci perfettamente. Infatti ho sempre 17-18 satelliti che mi offrono una precisione davvero da urlo, migliore del mio smartphone. Andiamo a vedere la parte radio, abbiamo il supporto al Dab rispetto alla vecchia versione, quindi non solo abbiamo una Toto A6 più veloce nell'ascensione più prestante, ma abbiamo anche il supporto al Dab, quindi Um, un nuovo tipo di sistema di radio che ci permette di avere una qualità migliore streaming digitale. L'impostazione è davvero migliorata, abbiamo un'interfaccia più user-friendly per il touch e possiamo utilizzare FM, AM, altre frequenze. Possiamo disattivare l'alternative frequency che, che cambia stazione quando appunto non, non è buona la qualità, possiamo Uh, poi andare a mettere dei preferiti tenendo premuto sul, uh, sul canale che abbiamo scelto. Davvero ottima anche l'interfaccia della radio. Come vedete davvero molto pratica, perché qui ho uh, tutte le informazioni: il meteo che si collega al GPS e um, si aggiorna quando ovviamente uh, collego il mio dispositivo. Ma la cosa più bella andiamo a vedere l'app musica che è davvero completa e molto molto pratica perché ci permette di andare a impostare vari tipi di ripetizione inoltre in auto avendo comunque magari una connessione eh, con tanti giga potete utilizzare spotify e quindi avere sempre la musica direttamente sul dispositivo senza andare a utilizzare lo smartphone davvero molto pratico come vedete qui abbiamo tutti gli album possiamo navigare e inoltre Uh, Spotify funziona anche in maniera simil premium, nel senso che viene visto come un tablet, quindi possiamo skippare uh, in continuazione fino alla fine dei secoli. Il bello di Android è che possiamo installare qualsiasi applicazione noi vogliamo, quindi possiamo rendere la nostra auto super personalizzata. Possiamo addirittura utilizzare giochi, vedere film, Netflix, vedere uh, qualsiasi cosa veramente. Questa autoradio è davvero velocissima e precisa. Andiamo a vedere la parte telefonica. Ho collegato il mio dispositivo tramite Bluetooth e posso rispondere, chiamare, fare tutto direttamente da qui come qualsiasi autoradio dotata di Bluetooth. Come vedete parte la chiamata sul telefono. Possiamo gestire velocemente da qui quello che è la, il volume uh, della chiamata, poi possiamo mutare il microfono, possiamo switchare e passare al telefono davvero completa anche l'applicazione la, della parte bluetooth perché possiamo poi fare musica streaming direttamente dal telefono o addirittura utilizzare l'aux sulla parte posteriore abbiamo tutto il necessario per installare porto usb aux porto usb già incluse aux possiamo installare la retrocamera possiamo installare un sistema dvr abbiamo già un'applicazione um, Compatibile, abbiamo già il Play Store che è davvero una cosa importante che ci permette subito di accedere a tutte le applicazioni. Ho utilizzato anche. Ho utilizzato anche l'OBD. Se non sapete di cosa sto parlando, l'OBD è un'interfaccia di diagnosi che ci permette di avere in tempo reale le informazioni sulla nostra auto. Andando a collegare l'OBD all'auto, ho tutte le informazioni della mia auto automobile tramite questa applicazione torque. Inoltre, abbiamo un registratore varie applicazioni di default ma possiamo sbizzarrirci. Abbiamo anche il fast charge che ci permette di erogare 2A sulla porta USB. Cioè non so che dirvi, non so cosa manca in questo autoradio, è davvero perfetto. Vi mostro anche Netflix, è davvero istantaneo soprattutto se avete un'ottima connessione e mh, potete magari quando state fermi gustarvi una serie tv su Netflix e addirittura anche scaricarle perché? perché noi abbiamo il wifi in questa auto ma possiamo utilizzare l'antenna all'interno della confezione che è enorme che ci permette di avere una ricezione ancora più amplificata del wifi quindi magari se non vogliamo sprecare i nostri giga sul telefono ci mettiamo sotto casa con l'antennone wifi andiamo a scaricarci i film o portarli direttamente dalla chiavetta o dalla micro SD davvero eccezionale. Il file manager è già un'applicazione che troviamo all'interno. Se volete visualizzare qualsiasi tipo di file, vi basta installare VLC. Su questa interfaccia ho messo anche la, la possibilità di andare a impostare a degli orari una luminosità perché non abbiamo luminosità automatica e l'ho fatto tramite questo stratagemma software, altrimenti, qui andavamo velocemente a gestire quella che è l'illuminazione. I tassi a sforiamento ho detto che si possono personalizzare, inoltre, vi mostro dalle impostazioni che abbiamo Android 6.0 con supporto aggiornamenti via OTA. Perché 6.0 può sembrare una versione vecchia, ma sulle autoradio è ottimizzata questa versione, quindi per ora non si sono voluti sbilanciare. Meglio avere una versione vecchia ma più ottimizzata sicuramente. Allora, dalla configurazione pre predefinita abbiamo la possibilità di uh, gestire la telecamera posteriore, possiamo montarne un'anteriore, possiamo bloccare il divieto di visione video durante uh, la marcia della nostra auto, da display possiamo scegliere il colore, come vedete, dei um, tasti a sfioramento, ovviamente li ho messi rosso perché qui abbiamo tutto rosso essendo un alfa e um, abbiamo poi la possibilità di andare a impostare anche i uh, comandi vocali. L'applicazione per fare aggiornamenti via Ota, vediamo se la trovo, non la trovo, però vi assicuro che si può fare perché l'ho fatto poco fa. Um, abbiamo già un'applicazione per game controller, possiamo collegare il nostro controller, anche questa cosa ve la farò vedere se ci riesco, e giocare a qualsiasi applicazione. A giocare a qualsiasi gioco noi vogliamo, voglio installare assolutamente GTA Sant'Andreas e farlo partire perché l'avevo installato, però non riuscivo a collegare il controller Xbox. Mi sa che ne devo comprare uno compatibile. Abbiamo ovviamente il browser, possiamo scaricare Chrome, abbiamo poi la possibilità di Easy Connect di fare il mirroring wireless a schermo e quindi di proiettare direttamente lo schermo del nostro smartphone qui, quindi se avete i film o qualsiasi altra cosa sul, sul telefono andate a fare il mirroring tramite Wi-Fi. Io sono davvero rimasto colpito da questa versione, è stata ancora migliorata. Se volete modernizzare la vostra auto perché io avevo praticamente la, lo stereo, quello classico, non potevo fare nulla di nulla se non ascoltare la musica. Invece, qui ho un supporto completo agli autovelox, Google Maps, ho musica digitale, streaming, wifi, la possibilità di vedere video, anche se non, non penso che vedere video sia la migliore soluzione, ma ho um, un'auto uh, adesso più moderna, sicuramente anche più bella a vedersi. Per qualsiasi dubbio o domanda, vi prego di lasciare un commento qui sotto. Nella descrizione vi lascio il link all'Autoradio. Se il prezzo al momento, magari si è rialzato e volete aspettare l'occasione, l'offerta lampo il coupon che magari ci possono proporre vi consiglio di seguirci su Telegram che ogni giorno, dove ogni giorno mettiamo sconti su prodotti di qualsiasi genere e codici sconto a volte anche esclusivi per utilizzare Telegram scaricate Telegram e poi vi, join, vi joinate dal link qui sotto nella descrizione e nel primo commento vi lascio anche le caratteristiche tecniche se avete qualche dubbio o qualche domanda sull'installazione, se si può installare sulla vostra auto fatemela senza nessun problema nei commenti lasciate un mi piace per supportare il canale e il video e inoltre vi giuro non vi rompo più andatevi a vedere la playlist su auto e moto perché ci sono tante guide interessanti un saluto a tutti e alla prossima